Stasera parliamo di carboidrati. I carboidrati la sera fanno ingrassare. Cominciamo con questa affermazione che chiaramente non è vera, o perlomeno è parzialmente vera. Per quale motivo e da dove nasce questo luogo comune? Allora, si pensa che quando si mangiano i carboidrati la sera poi non si consumino e di conseguenza andando a dormire poi si va ad accumulare questi zuccheri che vengono introdotti magari durante la cena o durante il dopocena. Questa è una situazione che può avvenire ovviamente, però a quali condizioni? Cioè, a condizione che il nostro corpo effettivamente non richieda zuccheri. E quando è che il nostro corpo richiede invece zuccheri? Non solo quando deve fare uno sforzo, un'attività fisica, ma anche quando ha le scorte di glicogeno che non sono piene. Cosa sono le scorte di glicogeno? Allora, le scorte di glicogeno sono le scorte di zuccheri che sono contenute all'interno dei nostri muscoli. Infatti, il nostro corpo stocca gli zuccheri all'interno dei muscoli, se non lo sapete, ok? E cerca sempre di tenere dei livelli di scorte di zuccheri ottimali, piene, che poi vanno piano piano a depauperarsi andando poi nel torrente ematico, ovvero nel sangue. Quindi, se voi la sera, ad esempio, vi trovate con delle scorte di glicogeno non completamente piene, ok? Se mangiate dei carboidrati, questi carboidrati vanno a stoccarsi all'interno dei muscoli. Quindi, di conseguenza, anche se non dovete fare dell'attività fisica e quindi non smaltite questi zuccheri in eccesso, perché appunto dovete fare palestra, dovete andare a correre, dovete fare una camminata all'aperto, però magari vi trovate in una situazione in cui il vostro corpo comunque richiede degli zuccheri e quindi in quel caso non andate sicuramente ad ingrassare. Se dobbiamo spiegare questo concetto, ovvero quando è che l'eccesso di zuccheri vi porta ad ingrassare, beh, quando sicuramente il vostro corpo non ne ha bisogno. E questo è un concetto che è assolutamente slegato dall'attività fisica. Quindi potete chiaramente mangiare anche i carboidrati la sera se il vostro corpo è in una situazione in cui ne necessita. Quindi non importa se li mangiate la mattina, a pranzo o a cena, sempre o mai. Cioè, il punto di partenza è capire se effettivamente ne avete o non ne avete bisogno. Questo è ciò che si deve andare a vedere. È chiaro che questo concetto è strettamente legato alla quantità di carboidrati che si mangia durante l'arco della giornata. E se proprio vogliamo andare ad approfondire l'argomento, c'è anche da capire che spesso, adesso mi sto rivolgendo a voi ragazze e a voi donne che magari non fate un'attività fisica giornaliera così intensa e magari non lavorate nei campi, ma siete casalinghe o comunque fate un lavoro d'ufficio, ad esempio. Beh, in questo caso voi non avrete la necessità di consumare tutti questi zuccheri, quindi il quantitativo che andate a mangiare a livello giornaliero sicuramente non deve essere necessariamente così elevato, perché il vostro corpo non ne richiede. Però il time eating, come si suol dire, cioè ovvero il quando andate ad assumere i carboidrati, non è un aspetto così fondamentale. Cioè, non c'è un dogma, non c'è una regola fissa che ci dice no, assolutamente i carboidrati la sera è peccato. No, c'è da capire i carboidrati la sera se il vostro corpo ne ha bisogno o non ne ha bisogno. Ok? Quindi questo è il punto veramente di partenza che le persone ovviamente non conoscono e che le persone spesso non vi spiegano. E quando vi dicano no, i carboidrati la sera no, c'è da capire però in che situazione vi trovate. Quindi non è un qualcosa che è assolutamente uguale per tutti. Esempio, vi siete allenati la sera. Quindi prima di cenare avete fatto un allenamento intenso, magari avete avuto una giornata faticosa in cui magari avete anche saltato qualche pasto. Cioè, se dopo l'allenamento vi mangiate i vostri 50 grammi di riso o 50 grammi di pasta o 50 grammi di pane, quelli tranquilli li potete mangiare con la massima tranquillità, perché probabilmente andranno a rimpinguare esclusivamente le scorte di glicogeno muscolare e di conseguenza non vi dovete preoccupare, oddio, ingrasso. Quindi questo è un semplice concetto breve che ci tenevo a spiegare stasera, perché purtroppo tante volte si ricade in questo luogo comune e logicamente, se uno non è del settore, dicevo, cavolo, la sera la pasta è bandita, il pane non lo posso toccare, questo no, quest'altro no. Ma in realtà non è proprio così. L'osservazione di partenza è: in che condizione si trova il vostro corpo? Cioè, i carboidrati possono non andare bene nemmeno al mattino, se proprio la vogliamo dire tutta. Se li andate a consumare, è chiaro che portate il vostro corpo in una situazione favorevole all'ingrassamento. Quindi questo è il punto che fondamentalmente bisogna andare a centrare. Generalmente, allora, la persona esperta se ne rende conto, perché si sente svuotato e sente proprio una muscolatura svuotata e non pronta, ok? Che non risponde
risponde a dovere. Quindi questa è una sensazione di svuotamento. È chiaro che la persona che non è così esperta e non ha questa confidenza col proprio corpo non è molto facile che riesca a riconoscerlo. Quindi questo sì. Assolutamente. Diciamo che il principiante non è così facile se renda conto se ha bisogno o non ha bisogno di zuccheri. Anche perché sappiamo che i cibi che contengono molti zuccheri vanno a creare picco glicemico che poi dopo ti dà un effetto rebound che ti porta a mangiarne ancora. Quindi molto spesso si crea questo effetto yo-yo del avere sempre la voglia di mangiare carboidrati. E questo avviene molto spesso quando si va a mangiare dei carboidrati ad alto indice glicemico. Ci si riallaccia un po' al discorso dell'altra volta, avevamo parlato di indice glicemico e carico glicemico, ricordi? È chiaro che quando il quantitativo è basso, il nostro corpo è meno sensibile a questo sbalzo, perché chiaramente si parla di pochi carboidrati che vanno a impattare sulla tua risposta insulinica. Quindi anche se è un carboidrato, è uno zucchero che entra veloce e che quindi ti dà un picco insulinico immediato, però è chiaro che se è una quantità piccolina ha un'incidenza minima, se è una quantità grande ha un'incidenza maggiore. Nel vostro caso generalmente non succede perché, se non erro, la quantità massima che noi diamo pro pasto a una donna sono intorno ai 40 grammi netti, che non è che sia chissà cosa. Quando invece si va a parlare di un uomo che mangia i suoi 50, i suoi 100, 150, 200 grammi di riso, diventa interessante la cosa da valutare. Allora magari se per esempio non ha problemi di gonfiore addominale, si preferisce per esempio andare su delle fonti integrali che hanno un impatto glicemico sicuramente più basso. Però quando si parla di piccole quantità, il discorso dell'indice glicemico veramente lascia il tempo che trova.